mercoledì. Ciao. Eccoci qua. Allora, se ci siamo, sono le 12.57. Le 12? Le 14.57. Le 14.57. Sì, ci siamo. Molto bene. Oddio. Allora, eccoci qua. Non avevamo tolto l'impostazione dal PC, quindi lui si legge quella impostazione là. Che? Vedi che ha messo sotto. Due volte, peraltro. Allora, eccoci qua. Meno di un'ora fa abbiamo deciso di fare una demo. Che facciamo? Che non facciamo? Che facciamo? Che non facciamo? Facciamo una demo, così, esatto. Tanto per gradire. Allora, sperando che oggi sia passato il... Ciao Rosa! Ciao! Il problema con Facebook, ciao Microsoft, Blanca. Qualunque cosa. Ciao Blanca! Perché ieri l'80% della popolazione italiana è rimasta senza Facebook, senza sì, WhatsApp, eccetera, eccetera. Noi c'eravamo, però voi non c'eravate. Esatto. Allora, dunque, quindi oggi demo, anche perché credo che questa demo in particolare non è stata fatta. Ciao, non ricordo. Manuela. Ciao Manuela, non ricordo se quando venne Marzi a presentare le Forma Allegre l'aveva fatta, no? No, non era questa. Perfetto, quindi ne approfittiamo. Sono le Forma Allegre di Sagomiamo. Per fare i fiocchi nello specifico. Esatto, Sagomiamo fa diverse forme allegre per fare sì. I fiocchi. Noi oggi vi presentiamo questa qui, che è la SFL40 come codice. E esiste in una sola misura. Vado? Comincio? Sì. Vado. Ah, ok. Inizia a chiacchierare. E come tutte, no, dico una cosa prima, le demo, ok, in generale sarebbe da fare, però vi chiediamo se vi va di condividere la diretta. Sì. E in modo che cresciamo sempre di più. Sì. E allora, questo modello nello specifico permette di fare... in misura unica a differenza degli altri modelli, mm-hmm. e permette di fare due misure di fiocchi diversi. Oggi ne facciamo una grande e una piccola. È un set da due, no? È questo così come lo vediamo, sì, ok? Sì. È questo qua e viene. Grazie Manuela, grazie mille. Grazie. E viene 7,60 euro e dà la possibilità appunto di fare due fiocchi non diversi, uguali come modello, ma di due misure diverse. Io mi sono preparata già qualche... Ciao Antonella! Già qualche campione e poi però ne andremo a realizzare due insieme, uno grande e uno piccolo. Allora, prima di iniziare proprio la demo, ricordiamo che voi osservatela, prendete appunti. Chi l'avesse già acquistato e volesse provare a lavorare insieme a Stefania, lo faccia. Esatto. Ma comunque ci teniamo la fine della demo per la solita sezione l'esperto risponde. Okay. Domande. Ah, mi sa che Manuela già lo vuole un set. Okay, Manuela. Così. E quindi la sezione domande e risposte alla fine della demo, ok? Allora, dicevamo. Io mi sono già preparata qualche campione su vari materiali, perché anche questo vi volevo far vedere, il fatto che queste sagome ci danno ovviamente la possibilità di lavorare sui materiali più disparati, tutto ciò che possiamo tagliare. Ciao Antonella, non mi ricordo se ti ho salutato. Sì, sì. E tutto ciò che possiamo tagliare lo possiamo usare. Quindi io mi sono fatta un campione con una carta scrap
Questa è la misura piccola. Un campione di carta scrap che poi mi sono abbellita, perché per me questa carta è molto... Grazie Blanca. Grazie Blanca. Per me questa carta, non mi chiedete perché, ma è molto Natale. Mi ricorda il Natale, questa. Il pua piccolo piccolo su, sì. Sul nero, sì. E allora ci ho messo dei pistilli rossi e una mini pignetta. Questa è la versione piccola. Così vedete la differenza di misura. Questa è la versione grande. Io me la sono fatta in panno Lenci, con questo panno Lenci litterato. Aspettate che devo trovare l'inquadratura. Eccola qua. Così vedete la differenza tra le due misure. E in uno strumento solo, ok? La facciamo apposta una e una, così vi faccio vedere come gestire sia la forma del fiocco piccolo sia la forma del fiocco più grande, ok? E poi, allora, siccome questo fiocco dà la possibilità sia di fare la nocca con le codine in giù, così, proprio il fiocco classico, sia di farla stesa, perché potremmo avere l'esigenza di un fiocco steso, così, senza... Scusami, le condine. Il costo l'avevi detto? Sì, 40 o 60, non mi ricordo, 60, eccolo. 7,60 euro. E disponibili subito in pronta consegna ce ne sono ancora due, tolto sì. Quello di Emanuele. Gli altri sono ordinabili, sì, lo sapete, sì. Che non c'è problema. Consagomiamo anche quello che non vedete disponibile, è sempre ordinabile, esatto. Per cui non ci sono problemi. Esatto, quindi sia questa forma qua. E per fare un campione anche con questa... Ciao Pucci! Ciao, anche Pucci. Con questa forma ho rispolverato una cosa che noi abbiamo ancora in vendita, ok? Che sono questi foglietti di sughero, e non è intero, non è intero perché manca il pezzo che ho utilizzato, e sono foglietti in sughero molto molto leggeri, ma piuttosto plasmabili. Questi non sono cucibili. E considerate che la grandezza è così, un pochino meno di 1 a 4, ok? Ma di più di 1 a 5, e questi qua vengono 90 centesimi, è sughero, ok? Questi sono disponibili. E ho pensato di utilizzarlo e mi ci sono fatta un fiocchetto piccino in sughero. Ok? Proprio per farvi vedere che i materiali sono i più disparati. Oggi, cioè adesso, c'è due per me, che di foglietti? Mi sa, parla di dei fogli, sì. E sono i più disparati. Facciamo, sughero, sì, ok. E facciamo una prova con il panno Lenci e ci andiamo a fare anche il fommi, perché non l'ho fatto come prova, ok? Allora, facciamo il panno Lenci, ci facciamo la forma piccola, visto che l'altro panno Lenci avevo fatto il grande. Mentre l'aggeggio per i fiocchi, quanto viene? 7,60. E l'aggeggio è composto da questi due pezzi, da due parti, sì. E dalla possibilità di fare queste due misure di fiocchi. Allora, cominciamo subito con... no, cominciamo con il fommi, che ci faccio il fiocco, la versione grande, quindi diciamo la più semplice, la più intuitiva. Allora, me lo sono già messo a misura, me lo metto a rovescio, prendo la prima forma e ce la posiziono sopra, ok? A questo punto con
Io in genere, a parte il FOMI, ragazze, si segna anche semplicemente con un punteruolo, con un bulino, sì. Ok? Io adesso faccio il segno con la penna per farlo vedere in telecamera, ma non servirebbe. Ok, quindi mi vado a prendere tutto il perimetro. Questa è una forma di fiocco, secondo me, molto versatile. Molto carina. Ecco qua. E mi sono fatta il segno, chissà se si vede. Sì, il segno si, okay. Sì, perfetto. Si vede. Ok, perfetto. Sull'altro pezzetto più piccolo mi vado a fare l'altro, l'altra sagoma. A questo punto me la vado a tagliare. Via. Mentre taglio potete farle le domande, sì, che è un momento morto. Nei tempi morti fatele tranquillamente. Se avete domande, fatele. Anche per chi, e penso a Manuela, lavora la pasta di zucchero, eh? Ah sì, certo. Sì, sì. Assolutamente. Sono dime come altre, non... Assolutamente sì. E poi a proposito di sagomiamo, stiamo vedendo. Esatto. Sì, sì, infatti, Manuela. Mi sai, già ci aveva pensato, Manuela. E che dicevo, cosa commiamo, stiamo vedendo? Stiamo vedendo e stanno pubblicando tutti i lavori. Ah, sì. A che punto sì. Siete con le bamboline? E molti l'hanno inviata. Sì, molti sì. Okay. Le abbiamo viste pubblicate. Mi raccomando, fateci fare una bella figura. Ecco. Allora, ovviamente ogni materiale utilizzate la colla adatta. Io adesso ho qui la colla a caldo per una questione di rapidità, ma ad esempio sui tessuti vi consiglio di utilizzare la block. Pensa che ho usato le stampi era in calche per fare le foglie di pasta e zucchero, certo, sì, sono sì. Stampi le digas, sì, sì, sì. Esatto, noi infatti lo diciamo sempre, in realtà gli stampi anche che si usano per il gesso, le resine o quello che sia, sono stampi fine a se stessi, come uno stencil è fine a se stesso, dipende come poi e dove come lo usate. Utilizzare. Non è nient'altro che uno stampo o uno stencil. Ok, allora mi sono tagliata le due forme. Adesso prendo questa forma qua che chiameremo occhiali. Se ci pensate, dei pesci messi. Esatto. E non facciamo altro che mettere, aspetta che non capisco, ora si vede la colla, sì, un goccino di colla a caldo o della colla adatta al materiale di qua e un goccino di qua. A questo punto prendete, piegate verso il centro. Eccola. Aspettiamo un secondo che prenda. Sì. Oh, questa demo andrà come tutte le demo su YouTube, certo. Per cui appena sarà online anche sul canale di Hobby su YouTube ve lo diremo, per cui chi vuole se la guarda su Facebook, chi vuole se la guarda su YouTube, più che altro perché, esatto, già montata, più che altro perché a volte è più facile vederle su YouTube perché sono tutte sì, in elenco, basta l'altra. Digitare una parola chiave.
e le trovate su Facebook. Chiaramente ci stanno anche altri post in mezzo, dovete un po' scartabellare. Questo è il motivo per cui anche certe volte vi mettiamo i link alle nostre demo molto vecchie, sì, perché se no in quel caso sul canale YouTube dovreste andare a indietro di 3 anni circa. Anche se ci sono le parole chiave, esatto. però non sempre piglia l'hashtag. Sì, le ricerche giusto, di Facebook sì, sono un po' così. Allora, su YouTube. Ah, ok. E allora l'abbiamo chiuso, me lo rimetto al dritto. Tu continui a guardare il telefono come se no, guarda se sì, per vedere se ma lì è girato giusto dalla parte della telecamera. Ma si vede, si vede, tanto sto io qua. E poi oi là, che fate? Marilena, presentiamo fiocchi. Questo strumento di sagomiamo per fare i fiocchi per chi non ha le fustelle. Allora, abbiamo usato la colla per chiudere la prima parte del fiocco. Adesso abbiamo questa che sono le code. Sì. E quello che vi dicevo prima, possiamo scegliere o di assemblarlo in questo modo. Ecco, ad esempio, per il davanti di una torta scenografica, mm-hmm, è meglio sicuramente con le code laterali. Quindi a quel punto andiamo a mettere un pochino di colla al centro, ora lo facciamo, e la chiudiamo così. Altrimenti, anzi facciamolo, non sono sicura che poi mi si pieghi, però ci provo. Allora, mettiamo un pochino di colla al centro qui del uno strumento per i fiocchi e due fogli di sughero. Ok. Quindi lo strumento per i fiocchi al momento ne è rimasto uno disponibile. Subito. Chi lo volesse oltre quell'uno lo ordiniamo. Sì. Ok. Sì. Ok. A questo punto io posso decidere se per me il lavoro è finito così, ok? Io consiglio sempre, comunque, anche se è finito così, di rifinirlo. Ora ho preso il primo nastrino che avevo sotto mano su per giù di questo colore. Vado a legarlo al centro in questo modo, ok? A questo punto, se lo voglio così, è finito. Se invece io voglio sversare le codine, vado. Non sono sicura ora sul foamy che mi funzioni, però ci provo. Intanto ve lo faccio capire. Vado a stringere di più. Lo stringo molto di più. Ok, taglio l'eccesso. Dopodiché vediamo se ce la facciamo, forse sì, perché comunque un minimo si plasma il foamy. Me le vado a portare giù, ok? Me le porto in sotto. Posso risolvere la cosa, ma ripeto, perché sto lavorando con il foamy, metto un goccino di colla qua e me le blocco, ci provo. Ok, vediamo. Ora sul pannolen ci sarà più semplice, Perché è più morbido. Sì. Sì, vabbè, ecco. Si è fissato. Sì. Ok? Bello. Come ad esempio, siccome appunto lavoriamo con uno strumento che ha due pezzi separati, posso anche fare le code di un altro colore senza in contrasto, in abbinamento, eccetera. Bimbe, vado all'ortopedico del dolore della schiena, vi lascio tutte fiocchettose come a Bridgestone. Ecco, okay. Grazie. Ciao Marilena, buon ortopedico. Ok, e questa è la misura grande. Ora andiamo a vedere come dobbiamo gestire la misura piccola. Ho preso un pannolenci
Sì, decorato, quindi vado a rovescio. Allora, ripeto, per la diretta, cioè per insomma il video, utilizzo una penna bella in contrasto blu che si veda bene per farvi vedere meglio. Perché quella però in genere la stoffa non va bene? Si vede poco perché è viola. Ah, okay. Cioè, se lo dovessi fare per me userei quella. Adesso per farlo vedere in telecamera uso questo che si vede molto bene. Ok. Allora, cosa faccio? Vedete che questa sagoma ce n'ha anche una interna, ha i buchi. Il fiocco piccolo esce fuori dal buco praticamente. Dall'interno. Sì, certo. Non vado a chiudere il tratto, cioè non mi chiudo questa parte, ma la lascio, il segno lo lascio aperto. Ora vi faccio capire cosa significa. Faccio la stessa cosa di qua. Ecco. Come vedete, al centro è vuoto, è ovvio, c'è il legno. Io non faccio altro che andarmelo ad unire in questo modo. Ok, li ho uniti. Stessa, aspettate, c'è un pezzo di colla accanto. Okay. Stessa identica cosa per la parte sotto. Qui mi faccio il segno nei buchi. L'ho chiuso. Vabbè, ma è uguale, cioè non è che comporta nulla. Lo unisci. Semplicemente c'ho un segno di penna in più. Ok? Allora, stessa cosa, vado a tagliare, quindi potete fare domande. Sì. Ok. Questa in più. E che di voi l'aveva già acquistato questo strumento? Ma lo sai che forse questo modello... Non me lo ricordo. Questo modello forse no, proprio perché non l'avevamo ancora dimostrato. Abbiamo dimostrato quell'altro tipo di fiocco che si fa. Ah, sì. A gradazione, cioè che c'è in più misure. Ma questo no. Tanto vi ricordiamo come al solito 370 10 25 425. Ci sono altri modi, come no? Sì, ora li facciamo vedere. Li facciamo vedere alla fine della demo, Manuela. Vi ricordiamo che domani è giovedì, per cui domani la diretta è alle 12 e la chiusura del negozio è alle 18. Ormai da qualche giorno, da lunedì, dall'altro ieri, abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato l'orario estivo, che consiste semplicemente nel cambio di mezza giornata, della mezza giornata di riposo. Quindi il sabato pomeriggio siamo chiuse e siamo aperte invece il lunedì mattina, ok? Questo fino circa a metà settembre. Esatto. Antonella deve rivedere. Mi sembra, io devo rivedere. Ok, e anche il sabato adesso con l'orario estivo, quindi con la chiusura pomeridiana, okay, del Manuela, sabato, okay, Manuela. La diretta è come il giovedì alle 12 e chiudiamo invece alle 14:30 il sabato, Esatto, Manuela dice guarda dopo perché è dal medico. Ah, ok. E tocca a lei. Tocca a fare brutto. Fare brutto. Se no, mentre ti visi, tu ti metti l'auricolare, così ti distrai. Dice dica 33. Ok. Ok, Manuela, allora. L'abbiamo tagliati. Eccoli qua. Ripeto, io vado con la colla a caldo adesso per sbrigarmi. Sì. Per accelerare i tempi, però, insomma. In questo caso, ad esempio, io userei le block. Stessa identica cosa, puntino di colla sui due estremi.
e lo vado a chiudere. Uno e due. Eccolo qui. Guardate già quanto è carino. Sì, un piccolo papillon. Un papilloncino. A questo punto, per quanto riguarda la stoffa, io non ho neanche bisogno di come si dice, anzi me lo uso di qua questo perché è più cicciotto, e non ho neanche bisogno di incollarlo una parte sull'altra, perché basterà utilizzare un nastrino che però aspettate, mi sono sbagliata, l'ho preso troppo alto. Dai, mi puoi prendere quelli che abbiamo fatto vedere ieri, quello sottile sottile rosa, questo lo poso? Sì, è troppo grande. E aspettate un secondo, arriviamo subito. Mi serve un pezzetto di nastro, però so carini, so proprio carini, guardate che amore. Ah, e adesso vi faccio vedere anche un campione che ci aveva fatto Marzia, che è una idea molto carina. Ecco qua. Allora, nastrino piccolo, ora quello più abbinato, diciamo che è questo. Mi metto tutto al rovescio. Le codine del nastrino che utilizzo dipende poi dall'utilizzo che ne devo fare. Ora aspettate, che ho visto, certe volte è meglio farle vedere le cose piuttosto che... Ok. Uno e due. Io potrei avere l'esigenza, questo fiocchetto, di legarlo sopra qualcos'altro. Allora, in quel caso mi lascio un po' di avanzo di nastro, lo rigiro, se mi serve così è finito. Se mi serve così è finito, se mi serve con le codine in giù, sto lavorando su pannolenci quindi non ho problemi a tirarmele giù e lasciarle andare. Manuela aveva chiesto se ci sono altri modelli, avete risposto sì. Sì, risposto che lo facciamo. Te eri al telefono, sicuro. Che li facciamo vedere alla ora fine. Ora li facciamo della vedere. Sì, demo. Sì. Ecco qua. Ed ecco il mio fiocchettino. Quindi oggi abbiamo fatto questo piccino e questo grande. Avevo passato il rucchetto per far vedere che le codine che erano lì. Ah, non stavi al telefono. Ecco, servono per legare il fiocco a sua volta sopra qualche cosa. Ok? Adesso sono un po' corte per quella circonferenza lì, però per capirci servono a quello. Oh, dai, mi passi un attimo quel campione là di Marzia, che non ci ho pensato a farne un altro. Guardate, ad esempio, Marzia ha usato, è proprio questa la forma, due aspettate, perché ce l'abbiamo legato e non ci si scioglie. Ha fatto una forma grande e una forma piccola su due pannolenci in contrasto tra di loro, cioè in contrasto, insomma, un tono su tono diversi tra di loro, ecco. E li ha montati in questo modo. Guardate che carina l'idea. Sì. Vedete? Questo è il piccolo e questo sotto è il grande. Tutto quanto con uno strumento solo. Poi ci ha messo la rosellina sempre delle sagome di Sagomiamo. Sì. Ok, io ora perché ho fatto cose che ovviamente non c'entrano niente una con l'altra, però è come se io facessi
di questo, di questo, ok? E poi potete anche legare, fate finta che vadano d'accordo, anche legare tutti insieme con un'unica legatura. Mm-hmm. Mm? È sì, bellino, bello, eh? Sì. È uno strumentino veramente semplice, semplice da usare, veloce, perché veramente, cioè, l'unico tempo più lungo è quello del taglio. Sì, in effetti. Ma è proprio semplice. Poi è solo semplice assemblaggio alla fine. Sì, che si fa con un punto di colla, cioè. Sì. Se non addirittura senza nulla. Ok, allora quindi abbiamo visto l'FS, aspettate perché io i codici li sagommiamo. Marzia mia, tesoro mio, questi codici SFL40, eccolo qua, che viene 7,60 e disponibile subito, nell'immediato ce n'è rimasto uno. Sì. E il resto sono altrimenti ve li ordiniamo, quindi potete prenotarli eventualmente, esatto. Noi ve li ordiniamo e poi vi avvisiamo quando arriva, quindi senza problemi, perché con sagommiamo è tutto ordinabile, anche quello che non è subito disponibile in negozio. Poi abbiamo visto anche, non c'entra nulla, però abbiamo approfittato di questa diretta per ricordarvi che sono disponibili i foglietti di sughero molto leggeri. Ah, naturalmente questi si possono fustellare anche, ah, certo. Secondo me questo anche con quelle sottili perché è proprio leggero, molto leggero, morbido, sì. Magari fate, sì, due passaggi di Big Shot, esatto, per essere proprio sicure, che e vengono 90 centesimi 90, al foglietto, che è più grande di quello che vedete, eh. Qua manca grande, il pezzo, sì, che ho tolto per fare il fiocco. Mm-hmm. Ok, questo però non è la versione cucibile, mi raccomando. Allora, adesso vediamo al volo gli altri. Allora, mentre io cerco gli altri modelli di fiocchi, se qualcuno vuole fare domande. Sì, esatto. Non ce l'abbiamo. Sul qualcosa, sì, però forse sul catalogo vicino ci sono gli esempi. Sul catalogo vediamo quello che manca. Se avete domande. Allora, queste sono le altre versioni di fiocchi, vengono dei fiocchi un pochino diversi. Questa è quella, sì, bella, questa è, in quattro misure. Aspettate, perché io questo volevo farvi vedere il tipo di fiocco. Me lo sto cercando un attimo sul catalogo. E questo altro modello è appunto in quattro misure separate, quattro misure diverse. Ma mi sa che questo non c'è perché questo è il catalogo precedente. Ma sul sito nostro c'è ancora, sagomiamo, non c'è sul sito nuovo. Ah, non c'è, perché c'è tutta la parte fotografica, non c'è. E allora aspettate un attimo che lo risolviamo subito il problema. Lo risolviamo immediatamente. No, quello, nel senso, perché volevi far vedere il campione. Faccio vedere. Anche, esatto, qua sono tanto al volo, il set da due, no, elementi. È uno, no, solo. Molto bene. È uno solo. Vi può capitare o il positivo o il negativo. È esattamente la stessa cosa. Ah, è lo, okay, stesso strumento, ok? Facciamolo al volo, tanto che ho trovato la penna. Oh, no, aspetta, ho sbagliato la penna. No, guarda se è finita qua sotto. Solo da per parte, farvi vedere, eccola, la, eccola, differenza. Eccola. Guardate, ora prendo il piccolo, è perché adesso sotto mano ho solamente questo pezzettino di pannolenci qua e non mi basta per fare altro. Così presentiamo anche questo. Quindi questa è coda di balena. Esatto, quindi mentre l'altro strumento, quello che avete visto nella demo, è composto da due elementi, questi sono questo singoli. È questo. È o quello, questo, o quello, a secondo. Di tanto è la stessa cosa, la stessa identica cosa.
Allora, come nell'altro caso, vado a tagliare e questo, a differenza dell'altro, vi dà la possibilità di fare una misura. Sì. Ok? Apposta è in quattro misure diverse. E potete mischiarle. Certo. Allora, diciamo è più pratico perché è un pezzo unico. In linea di massima il fiocco è molto simile anche per l'assemblaggio. Allora, ma ce ne sono altri di modelli, è solo che ora non ce l'abbiamo qui disponibili. Allora, casomai, ce n'è almeno uno. Allora, casomai facciamo il scarichiamo delle foto e gliele mettiamo sì. In un post, in modo che così avete la panoramica completa di tutti i modelli disponibili. Quindi, finita la diretta, facciamo una ricerchina online. E scarichiamo le foto e vi facciamo un post fotografico di tutti i modelli che state vedendo e che non vedete perché certi mancano, per fare i fiocchi. Ok, allora mini, lo so, ma adesso ci avevo sotto mano questo qui. Allora, la forma che ottenete è questa, ok? Scusate, stiamo lavorando in proprio piccolo. Due pescetti che si baciano. Sì, due pesci innamorati. Un reggiseno aperto, dipende. Ecco, dipende, ecco lì. Subito la malizia. I costumi. La malizia, reggiseno. Ok. Allora, questo si fa in questo modo. Si piega a metà così. Io sto cercando di non di farvi vedere in telecamera, mi rendo conto che è un po' difficile perché è troppo piccolo. Guardate, ve lo faccio vedere così. Allora, piegate a metà e a metà, legate al centro. Io ora lo faccio, lo faccio qua e poi ve lo faccio vedere. Come nell'altro caso, lo legate al centro. Perché sono più grosse le dita mie. Lì ci vorrebbe. Però tante volte servono fiocchetti così piccoli, sì. Questa misura con l'altro non ce l'avete, ad esempio. Qui sarebbe meglio addirittura usare un filo per chiudere, ok? Aspettate che lo chiudo e cerco di farvelo vedere. Forse ecco. Sono un po' girato, però vabbè, sì. Per capire il meccanismo va bene, dai. L'ho anche in questo caso legato al centro e mi sono tirata giù le codine. Ecco, aspettate, sto cercando di farvelo vedere. Eccolo qua. Devi zoomare. No, mi avvicino io. No, non è un problema. Perché tanto non lo vedreste neanche con lo zoom, perché è proprio troppo piccola la sagoma. E è più piccola delle mie dita. Ok? Così si vede. Eccolo qua. Sì. Che è modello molto simile a quello ai fiocchettini dei nastri di mirta. Infatti io quello stavo per dire, somigliano ai nastri di mirta così. Eccolo qua. E questo ciao, c'è Niki. Niki bella. Arrivi alla fine di una demo. Di una demo. Abbiamo fatto vedere uno degli strumenti di sagomiamo per fare i fiocchi. Allora. Quindi
devi rivedertela poi in differita. Vedete però, scusa il righello, sì. Così diciamo pure le misure. Allora, il modello micro, che è questo, vi viene un fiocchetto da 3 cm. Ok? Vediamo se vi posso dare... Esatto, infatti ho capito bene. 3 cm. E quello per il fiocco da 3 cm viene 1,80 € lo strumento. Ok? Poi, andando a salire... Per fare un fiocco da 7,5 cm è quest'altro e viene 3,40. Poi abbiamo undici centimetri, 5,60 fino al mega fiocco, sì. Quello de non lo so che cosa, la culla de bu, da 15 centimetri e viene 8,90. Esatto. Ok, questo è il modello, lo potete chiamare coda di balena, che tanto lo capiamo. Ok. Ed è disponibile in queste 4 misure. Mentre oggi abbiamo fatto vedere l'SFL 40, disponibile in misura unica. Ah, vi dico da quanto vengono i fiocchi. Allora, il fiocco piccolo è da 7,5 cm. Il fiocco grande è da 12 cm. Ok, in un unico strumento, semplicissimo da utilizzare, e viene 7,60. Finiamo solamente ricordando che abbiamo fatto vedere anche i fogli di sughero, che ci eravamo completamente dimenticati, abbandonati da una parte. Sono fogli molto molto morbidi, non è sughero cucibile, attenzione perché esiste anche quello cucibile, non è questo il caso. È fustellabile e ogni foglietto, scusatemi ora non vi so dire la misura esatta, però considerate che da questo che vi faccio vedere ne manca tanto così. È poco, che è, meno di una 4, sì, poco meno. Che è quello che ho utilizzato per fare il fiocco demo, sì. Ok? E viene 90 centesimi. Di SFL 40 disponibile immediato, ne è rimasto uno. In linea massima abbiamo detto tutto. Se volete sapere qualcosa, qualche informazione, 370 10 25 425, oppure ancora per qualche minuto, qualche finché minuto siamo in diretta, così rispondiamo in diretta, appunto. Esatto, vi ricordo anche questa possibilità, che è molto 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 carina, quella di fare tutte e due le misure e sovrapporle una all'altra. Domani finisce Raier, l'offerta di Raier, perché giovedì 8 l'avevamo messa per una settimana, per cui domani fino alle 18 avete possibilità di acquistare ancora Raier al 30% di sconto. Esatto, quindi la diretta di domani, che domani è quella di mezzogiorno, facciamo, sì, un piccolo riassunto di Raier. Di Raier, ecco, ok. E così non è un problema. Per quanto riguarda la presentazione che abbiamo fatto lunedì di quel micro arrivo scrap, sì. Allora, i timbri sono finiti, mi sa, quasi tutti. E i fiori, forse è rimasto un pezzo di fiori. Le fatine non ci sono più, ci sono una petta solo, un sticker di apetta, un paio di cartoncini oro e argento, i medaglioni sono finiti tutti. Sì, esatto. Quindi questo, sì, ve lo dovevamo dire. Sì, stiamo aspettando
un altro scarico di scrap un pochino più consistente di quello che avete visto lunedì. Lunedì era un test e anche il prossimo, anche sarà il prossimo un test. Però c'è qualcos'altro che stavolta non avevamo preso. Poi che altro? Ancora vi ricordiamo il nuovo orario che è cambiato lunedì. Per questa settimana ve lo ripetiamo durante le dirette, poi non ve lo ripetiamo più. Poi basta, se no vi annoiamo. A parte che comunque è stato cambiato subito lunedì, per cui nelle pagine Facebook e su Google Business, che per chi fa la ricerca del negozio su Google lo trova aggiornato, l'orario appunto è stato aggiornato, quindi vi basta entrare nelle informazioni delle nostre pagine Facebook oppure nelle informazioni del nostro spazio Google, che trovate gli orari già belli aggiornati. Comunque fino a sabato, lo ripetiamo anche durante le dirette, poi non dite che non vi avevamo avvisato. Poi basta. Quindi fino a metà settembre, nel post che annuncia il cambio di orario, lo dico specificatamente, non ricordo se è il 10 settembre o dopo, comunque diciamo circa metà settembre, il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì siamo aperte a orario continuato 10-19, il giovedì 10-18, ma questo resterà anche per l'orario invernale. Ormai lo sapete da 3 settimane che è così, con la diretta a mezzogiorno, quindi alle 12, e il sabato sempre diretta a mezzogiorno, perché chiudiamo alle 14.30 il sabato. Esatto. E questo resta in vigore come orario fino a metà settembre circa, ok? Allora, vedo che domande non arrivano, quindi noi terminiamo la diretta, vi diamo appuntamento a domani, quindi a mezzogiorno, con un piccolo riassunto di quello che è rimasto di Raier, perché poi domani alle 18 finisce l'offerta, e gli orari ve li abbiamo ripetuti quasi allo sfinimento. Se ancora non vi è chiaro qualche cosa di questa demo, ce lo scrivete, ma sappiate che poi tra il tardo pomeriggio ciao Rosa, tra il tardo pomeriggio e domani al massimo la trovate anche sul canale YouTube, quindi non ve la perdete né su Facebook né su YouTube, dove volete la trovate, okay? Ci vediamo domani alle 12 con l'offerta Raier. Ciao a tutti, grazie. Ciao.